Rieccoci qui, cari amici, per un nuovo video che però non è l'ultimo dell'anno. Penso di farne almeno 1/2. Allora, facciamo il punto, chiudiamo il cerchio sul girone di andata del massimo campionato italiano di calcio maschile di Serie A. Ieri si è giocata l'ultima giornata appunto del girone di andata, diciannovesima di preciso. Con queste partite: Juventus-Cagliari 2-0, Genoa-Atalanta 0-0, Venezia-Lazio 1-3, Sassuolo-Bologna 0-3, Verona-Fiorentina 1-1, Roma-Sampdoria 1-1, Inter-Torino 1-0, e poi Napoli-Spezia 0-1, Empoli-Milan 2-4. Al termine di queste 19 gare abbiamo in testa la graduatoria l'Inter con 46 punti, ben 49 gol fatti e 15 subiti. Segue secondo il Milan a 42, terzo il Napoli a 39, quarta l'Atalanta a 38, poi la Juventus sta recuperando a 34 punti, quindi a meno 4 dall'Atalanta, zona Champions. La Roma è sesta a 32 punti, stesso punteggio della Fiorentina, la Lazio 31, l'Empoli ottimo girone di andata 27 punti, come anche il Bologna 27, Torino 25, Verona e Sassuolo 24, Udinese, Sampdoria 20, Venezia 17, Spezia 16, zona retrocessione diretta, Genova 11, Cagliari 10, Salernitana ultima 8 punti. Ricordiamo come c'è il grande emblema della stagione della Salernitana di cercare della cessione della società entro il 31-12. Altrimenti ci sarà l'esclusione della squadra, diciamo, campana, e ciò vorrebbe dire che la Serie A sarà quest'anno a 19 squadre. Si presume quindi un turno di riposo per tutte le formazioni aggiornate, ma noi invece incrociamo le dita affinché la Salernitana rimanga in Serie A. Quindi, che dire, aspettiamoci di tutto e di più nel girone di ritorno, e a questo punto quindi ne approfittiamo prima di terminare il video per andare a dire quella che sarà la 20ª giornata, la prima di ritorno. Però appunto facciamo memoria che da quest'anno, diciamo, il girone di ritorno è asimmetrico, ovvero non è uguale come quello di andata, quindi le partite non corrispondono a quelle giocate nel girone di andata. Avremo il 6 gennaio alle 12:30 Bologna-Inter, stesso orario Sampdoria-Cagliari, alle 14:30 Lazio-Empoli, Spezia-Verona, alle 16:30 Atalanta-Torino, Sassuolo-Genova, alle 18:30 Milan-Roma-Salernitana-Venezia, alle 20:45 Fiorentina-Udinese, il big match Juve-Napoli. Quindi, cari amici, che dire, dal vostro Nicola De Lucia è tutto. Non perdetevi, tra pochi giorni, devo decidere quando, il videoclip per parlare della CAR, delle mie sensazioni sul nuovo di Zecca, evento speciale pay per view della WWE Day One, appunto il 1º gennaio 2022. Quindi a me, per voi, tanti saluti e buone festività natalizie anche da tutto lo staff del bar Caffè Corsà. Mi raccomando, veniteci a trovare. Ciao, alla prossima, ciao!